Quanto è bella la parola, perché disse in bocca del Padre, no? In Lui ho messo il mio compiacimento. Lo stesso è quello che aspetta Dio di te e di me. Dio ha messo il suo compiacimento in te, ma non perché siamo belli, secondo la bellezza della società o della moda, no? Perché se tra 10 anni sarà di moda non avere capelli, anche voi donne che avete tanta cura dei vostri capelli, noi non tanto perché li perdiamo con il tempo, la moda sarà non avere nessun capello. E chi ce l'avrà diventerà uno strano. Ma non è la bellezza dell'uomo quello che Dio guarda, è la bellezza piuttosto interiore, quella che il Signore sta guardando, compiacersi. Quando tu vedi una cosa fantastica e rimani là, stupito e guardando. Mi ricordo una canzone molto bella dei bambini di alcuni anni fa, quando i bambini fanno oh. E rimangono, oh, quella ammirazione davanti all'ordine delle cose. Quello si definisce la bellezza, no? L'ordine di quello che c'è. Dico questo perché in questa celebrazione il battesimo è la fonte dell'ordine interiore. Il battesimo è la sintesi del chiamato che ognuno di noi ha. Però certamente che questo battesimo, oggi il Signore lo sta ricevendo da parte di Giovanni, però vorrei prima fare una piccola, diciamo, ammonizione a questo per poter capire che cosa sta ricevendo il Signore, qual era l'abitudine del tempo e poi che cosa corrisponde a te e a me. Già dai tempi antichi, e non solo per il giudaismo, per molte culture l'acqua rappresenta qualcosa che purifica, no? Ancora oggi in diverse culture. L'acqua purifica. Però dal tempo dei profeti che annunciavano questa purificazione si utilizzava il battesimo giustamente come una forma di pentimento, come un chiedere il perdono dei peccati e la gente ci teneva con questo, anche perché era gratuito, perché per il sommo sacerdote con tutta la struttura religiosa del Tempio di Gerusalemme, gli ebrei dovevano compiere con il rito annuale dell'offertorio di un animale. Noi sappiamo queste storie, non mi voglio allungare con questo. Però c'era anche questo lavacro di cui ogni fedele lo poteva fare, nel senso di che voglio essere purificato, basta che ci sia un profeta, basta che ci sia una persona religiosa che mi possa, che possa essere testimone di questa mia riconciliazione, di questo mio pentimento. E noi sappiamo che il pentimento provoca anche un cambio di vita, no? Mi pento di fare questo e mi propongo non farlo più. E questa era l'idea. Però dentro della natura dell'uomo, come noi non siamo perfetti, a volte ricadiamo negli stessi errori. Ecco perché il senso di questo profeta che sta battezzando. Ma sta battezzando
anche in un posto molto particolare. Dal nord al sud del territorio di Israele troviamo al nord il Monte Hermon, di cui nasce il fiume Giordano. Voglio fare un po' una sintesi geografica così possiamo capire molto meglio il senso del battesimo. Nasce dal scioglimento dalla neve dell'Hermon un piccolo fiume che poi si va facendo sempre più grande, scende verso il sud e forma il bel lago di Galilea, o mare di Galilea, o lago di Tiberiade, eccetera. È così grande che diventa un mare. Però essendo un lago, continua a crescere e continua il fiume Giordano verso il sud. In questo lago di Galilea troviamo Cesarea di Filippo, troviamo al nord, troviamo Betsaida, Tiberiade, un po' verso il ovest, Cafarno, e al sud, giustamente, e quando continua il fiume Giordano, sono più o meno a 9 chilometri dal mare morto, va a finire e morire questo fiume Giordano. Seguitemi perché è molto interessante e molto bello. La parte est, corrispondente a Gerusalemme, che tiene di fronte il mare di Galilea, Gerusalemme sulla collina, sulla montagna, è la parte credente, la parte che dei popoli che hanno ricevuto la fede, che hanno ricevuto la rivelazione, la terra promessa. Ma dall'altra parte del fiume Giordano c'è la terra dei pagani, anzi sono conosciute 10 città chiamate la Decapoli, Deca, 10, Polis. Le 10 città, e già il nome è greco, vuol dire che sono città pagane, che nonostante di essere pagane, il Signore Gesù molte volte se ne andava a fare giretti da quelle parti. Di là troveremo anche più al nord verso Samaria e più ancora al nord Canà. E questa parte era il mondo pagano. Perché dico tutto questo? Perché c'è l'idea di che chi viene purificato viene una nuova persona. È come chi si lava, no? Quando una persona, una mamma, le dice al figlio: mamma mia, questo figlio mio si è fatto la doccia, si è profumato. La mamma che pensa? Sta innamorato. Ha trovato, sicuramente si è fidanzato, perché se no uno le deve stare insistendo che vattene a lavare, vattene a... Quando il guaglione lo fa da solo, perché sicuramente ha trovato la guaglione. Diventa un'altra creatura. Viene pettinato diverso, si profuma, ma sta, inizia a guardarsi allo specchio. Una nuova creatura. Così è l'idea di che chi si lava diventa una nuova persona. Però, ho detto, c'è il fiume Giordano, all'est il mondo credente, all'ovest del Giordano il mondo non credente. Dove dice? Disse che stava battezzando al di là del Giordano. Vuol dire che si trova nella parte della riva dei non credenti. Perché? Perché chi dice e chi vuole credere deve sommergersi nelle acque, esce una nuova creatura e adesso può entrare nella terra promessa. Si capisce, no? È molto bello, la Sacra Scrittura tiene molta l'immagine del territorio, della geografia. Ecco perché il Signore si trova nella parte della Decapoli, la parte del mondo pagano. E lui si mette pure in fila per essere battezzati. Al che? Giovanni dice, ma come?
se tu sei la fonte della vita, la fonte della vita eterna, il Messia non può chiedere perdono. Di che peccato può chiedere perdono il Messia? Di quale peccato? Del nostro! Bello, eh? Lui già sta prefigurando il battesimo, che è questo, il battesimo di sangue. Già non più quello dell'acqua. È il battesimo, il vero battesimo, che è il battesimo del sangue. E il Signore si mette lì nella fila ed entra e ci sta portando a tutti noi. Lui, essendo innocente, inizia, per dirlo così, a prendere il nostro pentimento in virtù di quello che doveva succedere 3 anni dopo, con la sua crocifissione. Ma lui non è resto, non è rimasto qui nella croce. Lui è risorto, perché il battesimo non è una purificazione per la terra, è una purificazione, è il lavacro, e ci fa diventare figli di Dio e ci dà la fonte della santità. Vuol dire che stiamo mettendo qui diversi elementi e che va in un crescendo impressionante. Siamo partiti dall'essere pagani, da scoprire che dentro di te, dentro di me, se non c'è la vera fede, la nostra vita è un'infelicità giornaliera. E questa infelicità c'è bisogno che il Signore ti venga a tirare fuori. Anche se tu vai a messa tutte le domeniche, ti batte il petto, ti mette la divisa dei cristiani e vai a messa, o sei molto amica del prete, del vescovo o del papa, o sei ministro, catechista, prete, quello che sia, può essere che la tua vita ancora si trova nel mondo pagano. Eppure, avendo ricevuto il battesimo, può darsi che ancora non hai capito un tubo della tua vita. Ecco perché il battesimo, questa festa dentro il tempo del Natale, ci viene a far svegliare che il tempo del Natale non è quello di cantare, farsi scambiare i regali e fare una bella mangiata, come fa il mondo pagano, per esempio, molti, in alcune nazioni, no? Dove non si ricorda più chi nasce, però si fa l'albero e si mangia. Se no che il Signore ci sta invitando a sperimentare come Lui, che carica il nostro pentimento, si presenta davanti al Battista, non solo lo battezza, lo segnala, ecco l'agnello di Dio, ecco l'unico che toglie il peccato del mondo, è l'unico che ti può fare felice, è l'unico che può trasformare la tua vita di forma tale che l'altro d'essere un nemico diventa d'essere un amico, cioè amato. Solo in questa dimensione potremo capire perché questo Signore infinito in misericordia e camminerà, e insegnerà e mostrerà il volto del Padre, che è misericordia, fino a dare la vita per riscattarci. La bellezza del nostro battesimo, dicevo all'inizio, perché oggi dobbiamo ricordare anche che cosa abbiamo fatto con il nostro battesimo. Cosa abbiamo fatto? Perché con il battesimo è stata seminata in te e in me il seme della santità. Il seme della santità significa che né tu né io ci possiamo permettere nessun peccato. È per una sigaretta, è per una coppa, è per un parcheggiare in un divieto, è però un superare il limite di velocità, è però sedermi alla fine, cosa essere pronto per scappare, e potrei continuare a fare l'elenco.
Il cristiano non si può permettere nessun peccato. Il mediocre se lo permette. Ma il mediocre non entra nella vita eterna. Fratelli, tu ed io siamo stati chiamati ad essere santi. Perciò tu non ti puoi permettere sparlare, giudicare l'altro, perché stai toccando un figlio di Dio, anche se lui potrebbe non comportarsi come tale, perché ti uccide, perché violenta la tua figlia, perché ti ruba, perché sparla di te, perché tutti i giorni ti massacra. Quello è un figlio di Dio, e che con la grazia tu e Dio stiamo invitati ad amarlo e a perdonarlo. Ma nessuno di noi tiene questa capacità. Tu non puoi andare all'incontro di quello che ti fa del male senza giudicarlo. Non lo puoi fare. Non puoi dare la vita per uno che ha distrutto la tua famiglia, che ha violentato la tua figlia. Tu non lo puoi fare umanamente. Però se sei qua e se ti alimenti di Gesù Cristo e se preghi, vuol dire che tu le stai dicendo al Signore: Signore, io voglio quel battesimo, io voglio quello, voglio dare la vita per quello che mi ha fatto del male, voglio pagare io per quello che ha ucciso mio figlio. Questo è vita cristiana, fratelli, non è andare a messa la domenica e quasi quasi come che tu le fai un favore a Dio. A Dio tu non le fai nessun favore. Siamo noi che siamo bisognosi di Dio. Ma fino a quando tu non entri in questa dimensione, quello che tu le trasmetti ai tuoi figli, ai tuoi nipoti, sapete che cos'è? Peccare. Le insegna a peccare. Perché se tuo figlio non prega e tuo nipote non prega, è perché imita te, che ha visto una fede sciacquata. Ecco perché noi siamo qui, perché qua siamo tutti peccatori. In questa assemblea, nella Chiesa, i santi non sono venuti oggi a messa. Siamo qua, noi, mormoratori, adulteri, diffamatori, calunniatori, ladri, assassini. Ma se tu nascondi il tuo peccato, dice il libro della Sapienza, non prospererai. Ma non vuol dire che non avrai un palazzo, la macchina, l'elicottero, no. Non avrai pace nel tuo cuore. Perché dentro di te, sai che cosa è putrito. Sai che cosa ancora non è del tutto illuminato. Ecco perché oggi in questa celebrazione le stiamo dicendo: Signore, battezzami. Anzi, c'è un bel canto del rinnovamento. Battezzami con il tuo spirito, cioè bruciami, toglimi tutta la porcheria, Signore, togliermi questa affettività morbosa, togliermi questo aspettare del materiale la felicità, togliermi questo credere che una persona mi può fare felice, toglimi di questo, aiutami tu, dammi questo spirito perché possa capire che solo tu mi puoi dare la vera felicità. E che cosa ci dice il Signore? Una cosa molto molto bella. Vuoi essere felice? Tu vuoi essere felice? Nessuno risponde qua, eh? Sicuri? Tu vuoi essere felice? Che dice il Signore? Andiamo, seguimi. Saliamo sulla croce. A pagare per quel disgraziato che ti fa del male. Vivo o defunto. Vuoi essere felice? Paga per l'altro. Questa è la forma d'amore. E questo è l'unico amore che può liberare. Che il Signore ci possa aiutare, fratelli, a vivere questo nostro battesimo come una festa meravigliosa. Io sono contentissimo
veramente, perché noi come vocazionisti il battesimo è molto sviluppato, il pensiero negli scritti del nostro fondatore, il santo Don Giustino. Perché? Perché la congregazione nasce come un tuffarsi nelle acque del battesimo, perché di là possa zampillare la santità. La santità dove? Nel matrimonio. La santità nel laico consacrato, non sposato. Di là possa zampillare, possa uscire la santità di un catechista, di un sacerdote, di un consacrato, di una consacrata. Di là possa uscire l'unica vocazione, che è essere santo. Perciò il saluto di Don Giustino qual era? Non come i pagani, no? I pagani che cosa dicono? In bocca al lupo. Il pagano dice così. Beh, non guardo nessuno. Che cosa diceva Don Giustino? Un po' più forte. Fatti santo. Immagina dirselo a tuo figlio, a tua figlia, quando se ne va a ballare. Figlio, fatti santo. Mamma, che è successo? Cosa, ti sei fumata qualcosa? Ti stavo per chiedere soldi per comprare preservativi, perché ho pianificato una notte fantastica, essere felice, con una sessualità fuori controllo, e tu mi vieni con questo, fatti santo. No, hai perso la testa. Da quando vai in chiesa hai perso la testa. Continua a perdere la testa, perché la felicità del cristiano è invidievole. Ho detto bene, vero? Invidiabile. La felicità del cristiano. Ecco perché quando uno va a messa ed esce dalla messa così triste, ma da dove è uscito Gesù? Anche un funerale si gode, perché è una celebrazione. Goderti, goditi l'incontro con la parola, goditi l'incontro con il Signore, goditi l'Eucaristia, goditi un canto, anche se è una voce del dinosaurio, quello che sia, goditela, perché il Signore ascolta la voce interiore. Così sia.